Oggi stiamo vivendo un momento drammatico nella vita del nostro paese e onestamente io in quest'aula sto vivendo un'allucinazione, perché io davanti a me vedo le solite facce, sono pochi, sono già spariti tutti, neanche il tempo di ascoltare le dichiarazioni di voto, questo è il rispetto che hanno per il Parlamento, questo è il rispetto che ha il Parlamento. Dice, la prego di parlare con identico rispetto, per favore. Portando rispetto, vedo le solite facce, si sono scambiati di posto e con un valzer si sono dimenticati di un voto, quello espresso il 4 di dicembre, un voto referendario che non ha detto no solo ad una riforma disastrosa, ma ha detto no anche a quel governo e a quella maggioranza che l'hanno portata avanti paralizzando il Parlamento per 2 anni e lasciando sui banchi del governo tutte le emergenze di questo paese. Non l'abbiamo detto noi, ce l'ha detto il nostro ex premier, che da quella riforma sarebbero dipese le sorti politiche del governo. Ma noi oggi ci ritroviamo qui la maggior parte degli stessi ministri e non ci venite a dire che Renzi se n'è andato, perché Renzi non se n'è andato, Renzi sta dentro a questo governo ed è il regista di questo governo e ci sta con 2 fidi cani da guardia, Maria Elena Boschi e Luca Lotti. Vogliamo ricordare chi è Maria Elena Boschi? Maria Elena Boschi è la persona della quale si ricorderanno per sempre per la Banca Etruria, si ricorderanno per sempre per aver proposto a questo Parlamento una riforma costituzionale vergognosa che voleva togliere il diritto di voto ai cittadini italiani. Una persona in un paese normale, in un paese civile e democratico, una persona che si fregia di questi fallimenti e lo disse lei stessa qualche mese fa in televisione, ma poi evidentemente si è dimenticata di quel rigurgito di dignità e si è dimenticata di andarsene a casa, ma in un paese democratico e civile una persona così avrebbe rassegnato le dimissioni, se ne sarebbe andata a casa chiedendo a reti unificate scusa agli italiani, scusa per aver distolto il Parlamento per 2 anni dalle questioni centrali ed emergenziali per questo Paese. E poi abbiamo Luca Lotti, al quale vengono date le deleghe per lo sport e che mantiene la delega all'editoria, editoria, informazione, informazione cittadini, e le deleghe al CIPE. Lei, Presidente, un po' di rispetto, Presidente. Lei, Presidente Gentiloni, lascia stare, Alberto, lascia stare. Non hanno altre armi. Lasciali, lasciali stare. Lei, Presidente Gentiloni, ha rivendicato il lavoro fatto dal governo Renzi con orgoglio. E allora io le chiedo, che cosa c'è da essere orgogliosi? Per un governo che in 1000 giorni ci ha lasciato 105 miliardi di euro di debito pubblico in più, per un governo che ci ha lasciato 55 miliardi di euro di tasse in più, che cosa c'è da essere orgogliosi se il 28,7% degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale? Abbiamo 8,3 milioni di poveri effettivi e 3 milioni e mezzo di bambini. Bambini a rischio povertà. E c'è bisogno di essere orgogliosi di tutto questo, con una legge sul reddito di cittadinanza che marcisce nella commissione di competenza da 2 anni. E c'è da essere orgogliosi se nel 2014 sono andate a gambe all'aria 104.000 imprese, nel 2015 96.000. In pratica si sta perdendo per intero un tessuto produttivo che era fatto di eccellenze riconosciute in tutto il mondo. E c'è da essere orgogliosi della riforma della buona scuola che ha gettato nel caos il mondo della scuola, che ha stravolto le vite degli insegnanti, che ha dato vita a dei contenziosi che costeranno soldi allo Stato perché li sta perdendo.
e i cui effetti nefasti stanno ricadendo sulle spalle dei nostri studenti. C'è bisogno di essere orgogliosi di questo? Beh, io non ci trovo nulla di cui essere orgogliosa e non sono neanche orgogliosa di vedere seduti nei banchi dei ministri, per esempio, l'eterno ministro Alfano, che non si è certo distinto nella gestione del suo dicastero, se ripensiamo al caso della Shalabalayeva o per esempio come ha gestito i fenomeni migratori. E poi mi dispiace che non sia qui, perché le avrei ricordato che the cat is on the table, lo sanno anche i bambini. E lo mettiamo agli esteri. Piercarlo Padoan, l'uomo che ha salvato le banche senza pensare ai risparmiatori lasciati in mezzo a una strada, l'autore di Manovre Lacrime e Sangue e dell'ultima legge di bilancio zeppa di mancette elettorali senza coperture. E l'Europa ci chiederà conto di questo. E poi abbiamo Giuliano Poletti, che ha avuto il merito di fare il Jobs Act, che è già un orrore grammaticale in inglese. Ha cancellato l'articolo 18, il nostro ministro di sinistra, ha cancellato i diritti dei lavoratori, ha fatto aumentare il precariato e ha appeso la vita dei giovani a un voucher, tanto per dar loro l'entusiasmo di studiare, di non lasciare questo paese. Poi abbiamo Marianna Madia, che ha fatto una riforma bocciata dalla Corte Costituzionale. Abbiamo Andrea Orlando, un guardasigilli che non è riuscito a fare una seria legge per combattere la corruzione. Abbiamo Gianluca Galletti, che ha fatto passare liscio come l'olio il provvedimento dello sblocca Italia, che mette in pericolo la tutela del nostro ambiente. Parliamo del ministro dell'ambiente, amante di inceneritori e nuclearista. Poi abbiamo Dario Franceschini, dobbiamo ringraziarlo, perché Dario Franceschini ha smantellato le sovrintendenze, ha messo in serio pericolo la tutela del nostro patrimonio artistico e paesaggistico e nella legge di stabilità, grazie a un emendamentino fatto da una collega di buon animo, ha scippato i soldini della bigliettazione del Colosseo e di Pompei, arrogando al Ministero i proventi della bigliettazione e lasciando a gamba all'aria le sovrintendenze speciali. E noi ci chiediamo come faranno a tutelare il Parco Archeologico di Roma e Pompei e le aree circostanti. E dulcis in fundo, la nostra collega Anna Finocchiaro, madrina ombra della riforma costituzionale, che oggi si può appuntare orgogliosa la medaglia al merito di un ministero senza portafoglio. Nessuna di queste persone però ha pagato per i suoi errori. Nessuno che si sia assunto la responsabilità delle sue azioni, perché voi sembrate miopi, ma la verità è che non volete vedere. Sembrate sordi, ma la verità è che non volete sentire. Voi avete silenziato un paese con un governo fotocopia, che è una vergogna ed è un insulto nei confronti di tutti gli italiani che sono andati a votare il 4 dicembre. Lei, presidente Gentiloni, ha detto ieri che il Parlamento non è un social network e che bisogna avere rispetto per questa istituzione. Noi lo abbiamo dimostrato, combattendo insieme a tanti altri per salvare la nostra Costituzione. E lo abbiamo fatto ogni volta che abbiamo espletato la nostra funzione di parlamentare, cercando di essere sempre ligi e di osservare sempre i principi garantiti dalla nostra Carta Costituzionale, cosa di cui non potete fregiarvi voi con il Job Act, con lo Sblocca Italia e con le politiche che avete portato avanti in questo Paese. E allora concludo ricordandole, Ministro Gentiloni e Presidente Gentiloni, che le istituzioni, Presidente, sono di tutti, sono al servizio dei cittadini e 20 milioni di cittadini hanno espresso chiaramente la loro volontà,
tornare il prima possibile a decidere chi e con quale programma deve governare l'Italia, perché lei ancora ci deve spiegare da dove le deriva la legittimazione di portare avanti un programma fallimentare come quello dell'ex governo Renzi. E chi è mai ha legittimato l'ex governo di cui ora lei vuole raccogliere il testimone per intero per proporre le soluzioni che ha proposto nei suoi anni di legislatura? Per questa ragione, proprio perché le istituzioni sono di tutti e perché i cittadini avevano espresso una volontà precisa con quel voto, una volontà che voi avevate chiesto di esprimere al di là del referendum, il Movimento 5 Stelle non dà la fiducia a questo governo. Eliminate i cartelli del foro.